Allora, sono molto felice di presentarvi alcuni testi esseni, dei testi realmente profondi, molto affascinanti, che parlano di certi argomenti realmente importanti. L'ultimo uscito è questo testo, Le grandi chiavi di Gesù, che presentano un insegnamento esoterico, profondo, una grande luce sulla maggior parte delle parabole che il Maestro Gesù ha pronunciato e che non sono comprensibili quando lo leggiamo così la prima volta. Questa presentazione molto breve dei libri fa seguito a diverse domande che abbiamo ricevuto concernendo i nostri testi, pubblicazioni, anche delle mandala, l'arte scena, eccetera. Poi vi mostro rapidamente questo testo, Guarire la coppia, una terapia scena dell'equilibrio, diciamo una sintesi, diciamo uno sguardo realmente puro sull'energia maschile e femminile, come arrivare a armonizzarli all'interno della coppia, una scoperta anche un punto di vista più alta rispetto a che cos'è un uomo, che cosa è una donna e come possono realmente formare un nucleo, diciamo, più forte, basato su dei principi, diciamo, universali e al di là di tutti i concetti che possiamo avere. Dunque è un libro molto, molto importante e interessante. Poi un libro che realmente ha fatto un po' impazzire tante persone, perché evidentemente parlando dell'insegnamento del Vangelo della Maria Maddalena collegato alla Scuola del Fuoco dell'Arcangelo Michele, un libro incredibile perché divulga per la prima volta in italiano degli aspetti del Vangelo della Maria Maddalena, dunque la sorella di San Giovanni l'Apostolo, la sposa spirituale del Maestro Gesù, che ha divulgato nel suo Vangelo delle tecniche e un insegnamento su tutte le atmosfere, tutti gli stati d'animo che ci impediscono realmente di vedere chiaramente la vita e che ci impediscono realmente di crescere. Allora ci sono tanti esercizi anche fisici, dei movimenti, di preghiere, come anche accendere una fiamma, eccetera. Dunque è un libro realmente favoloso. Poi realmente questo libro incredibile, Il Padre Nostro Esseno, che proviene in realtà dell'Egitto antico, una preghiera che si faceva attorno dei faraoni per realmente chiamare la luce del Cristo, dunque la luce del sole dentro di noi, e di ammodidersi con tutta la struttura umana, dello spirito fino al corpo fisico, ma anche a tutti i regni del cosmo, dalle pietre fino agli dei. Questa preghiera è favolosa, incredibile, perché si recita e si pratica. Si pratica significa che ci sono delle posture, dei movimenti che accompagnano tutte le frasi e che dà realmente una pratica molto globale e che realmente risveglia. Per coloro che sono affascinati dagli angeli, un primo passo verso la scienza escena rispetto agli angeli, che cosa è un angelo, che cosa è una virtù, che cosa anche è un arcangelo, come avvicinarsi alla ruota delle stagioni, che sono le quattro arcangeli, una scienza, diciamo, un'introduzione che fa riferimento anche un po' all'astrologia degli angeli, che è l'astrologia la più antica che esiste nella storia. Dunque realmente è un libro anche che io raccomando, perché è molto importante di avere delle nozioni realmente chiare e puri sugli angeli, che realmente è un regno superiore, significa che l'uomo è al servizio degli angeli e non il contrario. Se vogliamo crescere si deve guardare verso l'alto. Dunque questa è molto importante, dunque un libro anche lui affascinante. Poi nelle conferenze anche registrate qui nella libreria esoterica Cavour a Perugia ho trattato più volte dell'argomento del karma. Il karma è veramente qualcosa che si deve approfondire, perché è vero che non sappiamo sempre perché viviamo certe cose, perché incontriamo certe persone e che cos'è un karma, come è possibile che noi umani abbiamo dei debiti, eccetera. Allora questo quaderno propone realmente come una grande sfida
di sviluppare una conoscenza sui mondi invisibili che governano in realtà la vita umana, la nostra struttura anche invisibile con i pensieri, i sentimenti, i desideri. Dunque un libro realmente completo come un'introduzione che non libera lui stesso del karma, ma che permette di fare il primo passo di capire realmente che cosa si tratta. Poi, una raccolta di preghiere essene che derivano direttamente dagli Vangeli esseni contemporanei. Dunque, pregare è molto importante nella vita, fa parte anche dell'arte. Pregare non si fa così, è una scienza a doppio viso. Il primo viso è che esistono delle preghiere già sistemate secondo la scienza del verbo e delle preghiere che si possono fare anche liberamente, che provengono dell'anima, dell'interiorità sacra della persona. Dunque questa raccolta sono delle preghiere rivolte alle quattro arcangeli le più alti, dunque che presenta anche la Kabbalah. Questi arcangeli, dunque l'arcangelo Michele, l'arcangelo Raffaele, l'arcangelo Gabriele e l'arcangelo Uriele, che rappresentano le quattro elementi al più alto della loro manifestazione nel cosmo. Dunque io raccomando anche questo quaderno perché pregare è realmente come un balsamo nella vita dell'anima, del cuore, nella vita della persona, e aiuta molto a alzare anche le proprie vibrazioni, ma soprattutto a collegarsi a ciò che è superiore e di rimanere in contatto con se stesso a livello profondo. E per terminare, perché non ho portato tutto, ma ho voluto realmente un omaggio alle donne, perché oggi si parla molto del femminile sacro. Questo libro è realmente fantastico, bellissimo per le donne, perché mette avanti e collega insieme l'aspetto sacro della donna a livello della spiritualità, ma anche a livello della vita quotidiana. Lo ripeto, è la stessa cosa. Il femminile sacro non è una moda, è realmente la via delle donne che possono realmente prendere l'educazione dell'uomo, dell'uomo dell'umanità in mano, riconoscendo la propria funzione e con un collegamento con la madre terra. Sappiamo bene che la forza di una donna è il suo legame con la madre terra, lo vediamo bene durante la maternità. Dunque la donna ha un ruolo molto importante, al di là di tutte le fantasie del femminismo, ha un ruolo importante nella famiglia, nella società, nell'educazione dei bambini, ma anche dell'uomo come sesso, diciamo, nel maschile. Perché, allora rapidamente qualche parola, perché il femminile conosce le due vie, conosce la via maschile e conosce la via femminile. Allora come è possibile? Perché semplicemente quando arriviamo tutti noi sulla terra, passiamo tutti noi che prendiamo un corpo maschile o un corpo femminile, passiamo tramite una donna. Il corpo della donna sa come formare un corpo maschile e come formare un corpo femminile. Dunque nella sua coscienza la donna conosce le due vie. Dunque l'iniziazione femminile è molto importante, e nella tradizione sena contemporanea esistono ancora il cerchio dei vestali, delle sacerdotesse, che provano di mantenere viva questa fiamma. Lo ripeto, non è una moda, è realmente anche una responsabilità, ma un grande onore che tutte le donne possono ritrovare. Dunque questo testo lo raccomando a tutte le donne, che sia con una via spirituale o no, a tutte le donne, affinché di avere uno sguardo, come dire, più chiaro, più puro su se stesso come donna, ma anche su che cos'è l'energia femminile. E di nuovo presento questo testo, dunque, che è l'ultimo appena uscito, I grandi chiavi di Gesù. Realmente non esitate. Tutti questi quaderni si trovano in ebook alla Marco Ribarsi oppure sul nostro sito www.oliviermanitaratradizionesena.com. A livello sulla forma cartacea, soltanto noi che le proponiamo, dunque basta di
sia chiamare o scrivere. Abbiamo anche diverse pagine Facebook, c'è la mia, Alain Contaret, c'è quella della mia collega, la più stretta, dunque Florence Crivello, c'è anche Facebook Tradizione Senna Contemporanea, c'è Nuova Era, Nuova, Nuova Era, Nuova Eva, e anche Dialoghi con la Madre Terra, e l'ultima pagina Facebook è Omaggio agli animali. Dunque ci sono materiali e continuiamo perché realmente vogliamo diffondere questa cultura e anche fare i collegamenti quando è possibile con altre tradizioni, altre religioni, per provare di lavorare insieme e di mettere la luce del padre e madre nella vittoria.